Sicuramente questo scenario purtroppo si potrebbe riprodurre in altri luoghi della città di Roma, diciamo, non è una eccezione, purtroppo è la regola, perché sappiamo che la gestione dei rifiuti è stato un fallimento dell'amministrazione Raggi e al momento non vediamo miglioramenti con l'amministrazione Gualtieri. Oggi però nello specifico vogliamo dire il nostro sì forte e chiaro al termovalorizzatore per Roma. E lo facciamo da anni. Una volta fatto l'ascolto, noi sappiamo che poi c'è una responsabilità che deve assumere chi ha l'onore e l'onere di governare questa città, perché è stato votato dai cittadini romani. Noi non l'abbiamo votato, ma i cittadini romani hanno scelto Gualtieri. Ecco, a questo punto Gualtieri deve decidere dove farlo, sapendo che poi occorre anche avere un progetto per quell'area di compensazione, come sempre avviene in questi casi qua, da un punto di vista di riqualificazione, di maggiori risorse che arrivano a quel territorio, di servizi in più che vengono offerti. Però occorre a un certo punto decidere, altrimenti rimaniamo, come negli ultimi 10 anni, a tergiversare, a rinviare e a pagare un conto salatissimo per questa incapacità della politica di decidere. Noi oggi, come Azione Italia Viva, siamo in tutta Italia a dire invece che vanno detti dei sì e vanno fatte delle scelte, assumersi delle responsabilità. Calenda ha detto addirittura scegliamo, facciamo un percorso partecipativo di consultazione. Ma poi una volta scelto presidiamo anche militarmente i luoghi. Lui ha dato ovviamente tanto? Una soluzione che è, come si dice, l'estrema ratio, cioè l'ultima soluzione possibile in caso in cui non sia percorribile un'altra strada diversa, e quindi chiaramente non è lì che vorremmo arrivare, noi non ci auguriamo di arrivare lì. In caso di opere strategiche per il paese, in passato siamo stati costretti a farlo, penso al TAP, c'erano forti opposizioni a livello locale. Pensiamo a Emiliano, agli amministratori locali di vari partiti, compresi quelli del Partito Democratico, che non volevano il TAP, che non volevano arrivasse a Melendugno, temevano chissà quale disastro ambientale. In realtà a Melendugno, lo vedremo anche oggi col collegamento di Teresa Bellanova, è bandiera blu, si sta al mare tranquillamente, non c'è nessun disagio, non c'è stato nessun problema per le comunità territoriali, anzi c'è stato il grande vantaggio che grazie al TAP oggi riusciamo a resistere alla crisi del gas e al costo del gas meglio che non se il TAP non ci fosse stato. E anche chi quel TAP non lo voleva, penso al Movimento 5 Stelle, a Di Maio, a tutti i partiti, potrei citare tutti, dalla Lega alla Meloni, oggi chiedono il raddoppio della portata del TAP. Allora fummo costretti anche ad usare, diciamo, i rimedi più estremi, in termini ovviamente della legalità e delle norme, per consentire a quel cantiere di andare avanti, di realizzare quell'opera.